Consigliere Luigi Abate, ormai è passato un po' di tempo dal famoso giorno delle firme. La domanda che un po' tutti le fanno e continuano a farla è perché all'ultimo momento poi ha deciso di cambiare. Ci sono anche dei consiglieri di centrodestra che asseriscono di averla contattata nel corso di quella giornata e che lei avrebbe assicurato che poi sarebbe andato dal notaio. Allora, il discorso è questo. Io sono stato sempre favorevole a una mozione di sfiducia al sindaco da discutere in aula, che credo sia la nostra sede, la sede istituzionale prioritaria. I giochi di carboneria, tra virgolette, seppur leciti, presso uno studio notarile li ho sempre criticati. Ma al di là di questo, effettivamente avevo detto, io e Massimo Battista saremo la 17ª e 18ª firma. Però dinanzi ad una ipocrisia politica, ad una tracotanza da parte del Partito Democratico e in particolar modo di CON e nei consiglieri di Piero Bitetti, presidente, e di Stefania Fornaro, questa tracotanza di voler loro a un certo punto attribuirsi, tra virgolette, il merito della caduta di Melucci, fregiarsi della caduta di Melucci, proprio loro che avevano amministrato per 7 anni, parlare di un'amministrazione disastrosa da parte loro dopo aver amministrato 7 anni mi sembra proprio davvero una caricatura. E cosa grave che inizialmente la raccolta delle firme era stata proprio, ho scoperto che la presentatrice potenziali 17 firme dinanzi al notaio era tale Francesca Viggiano, assessore. Ha girato tutte le deleghe assessorili con Rinaldo Melucci per 7 anni. Allora, io non potevo e non potrei mai mettere delle firme accanto a persone che fanno giochetti politici solo ed esclusivamente per il loro utile politico. E poi è stata anche una tattica quella di comunicare la mia mancata firma all'ultimo minuto, perché vi posso assicurare che Emiliano e compagni stavano facendo il possibile e l'impossibile per trovare un 17esimo. Non volevo dare certamente spazio temporale ulteriore per poter tentare questa impresa. C'è un'altra motivazione molto precisa. Il mio slogan nella campagna elettorale resta sempre Taranto ai tarantini. Qui in questa città il governatore, il presidente Michele Emiliano vuole politicamente mettere le mani, vuole dominare questa città, come se i tarantini fossero dei burattini nelle sue mani politiche. Beh, posso dirlo, mi è piaciuto tanto, mi sono divertito a far saltare il banco di Michele Emiliano, anche perché era già tutto pronto. A giugno loro dovevano incartare il risultato attraverso la quasi sicura candidatura del senatore, candidatura a sindaco del senatore Mario Turco, o in alternativa del consigliere Enzo Di Gregorio. Beh, ho fatto un atto di libertà che sicuramente mi costa molto dal punto di vista dell'immagine, perché molti giustamente possono obiettare, ma Luigi Abate è stato forse il più acerrimo nemico, tra virgolette nemico politico, di Rinaldo Melucci. Ma io rispondo in maniera molto chiara: qui non ci sono nemici, ci possono essere i nemici politici, ma bisogna considerare anche chi è ancor più politicamente nemico di Taranto, e credo che sia Michele Emiliano e le sue trame politiche per fare, come al solito, il bello e il cattivo tempo. Voglio aggiungere un ulteriore aspetto. Una settimana fa, domenica, ci siamo visti alla Fiera del Mare, c'era il sindaco, c'erano altri assessori, consiglieri. Io ho voluto visitare questa Fiera del Mare, devo dire mi è piaciuta, c'è da farla ancora più ricca, ma è un'ottima partenza. Bene, e c'erano dei consiglieri, degli assessori, quali così
simpaticamente, io ho ottimi rapporti con tutti, personali, sia con maggioranza sia con opposizione, mi hanno detto: beh, a questo punto datevi un abbraccio, scambiatevi un bacio con il sindaco Melucci. E io simpaticamente ho detto: scusate, ma qual è e dov'è il problema? Una cosa è la critica politica e una cosa è l'aspetto personale. Nulla di personale contro Rinaldo Melucci, come nulla di personale contro chi che sia. D'altronde, scusatemi, io dico solo una cosa: meglio un bacio e un abbraccio che un tradimento politico pesante, sicuramente anche personale, umano, prima ancora che politico, come quello perpetrato dal Partito Democratico, da Francesca Viggiano, da Bitetti, dalla Fornaro, la quale Fornaro appena una decina di giorni prima era a Roma con il sindaco Melucci e dal ministro Urso ed ebbe a dire: non potevo non stare vicino a un sindaco che sta facendo tanto per il bene dei tarantini. Beh, scusate, ma perché vi scandalizzate del mio abbraccio a Melucci e non della pugnalata di Bitetti e della Fornaro? D'altronde io ho ottimi rapporti, lo dicevo poc'anzi, con tutti. Mi prendo il caffè, rido e scherzo con Lucio Lonoce, lo stesso Enzo Di Gregorio è stato ospite nella mia trattoria. Quindi voglio dire, il problema dov'è? Il problema è che in questa città c'è molto provincialismo. Io dico solo una cosa: io sono un civico, sono nato civico, resto civico e voglio morire politicamente civico. Civico significa trasversale rispetto ai partiti, trasversale rispetto al centrodestra, trasversale rispetto al centrosinistra. Ma in un momento in cui al comune c'è una maggioranza civica, lei pensa di poter entrare in questa maggioranza civica? Si dice che lei è entrato nella chat di maggioranza. Allora, la entrata nella chat di maggioranza è stata un'entrata operativa, nel senso che io ho detto chiaramente al sindaco e ai consiglieri, agli assessori: io continuerò, come sto continuando, a svolgere il mio ruolo, raccogliendo quelle che sono le problematiche, le lagnanze, i suggerimenti, le denunce, le critiche da parte dei cittadini, e devo farlo. E quindi, se prima il mio è stato soprattutto un ruolo di denuncia, ora voglio passare dalle denunce alle risoluzioni dei problemi. E i problemi si risolgono soprattutto prendendo il problema e portandolo nelle sedi competenti. Parlo di direzioni comunali, parlo di assessorati. Quindi, sotto questo aspetto, la mia entrata, diciamo, funzionale, tra virgolette, nella chat. Quanto alla mia posizione, il mio rapporto con la maggioranza, allora, io sono un civico e sto anche sviluppando ci saranno nei prossimi giorni delle comunicazioni che mi riguarderanno. Avrò un ruolo civico avrò un ruolo importante nazionale in un contenitore civico nazionale. E quindi, se Taranto, la realtà politico-amministrativa di Taranto si connoterà come civica, bene, questa esperienza civica, sottolineo civica, non di centrodestra o di centrosinistra, di Taranto, potrebbe diventare un laboratorio politico, potrebbe diventare il punto di partenza, la pietra miliare, l'esperienza amministrativa, politico-amministrativa di Taranto, il laboratorio politico-amministrativo di Taranto, potrebbe diventare, come dire, l'antesignano di un progetto civico nazionale slegato dalle coalizioni tradizionali. Quindi non esclude, andando nel concreto, da adesso in poi di poter votare con la maggioranza i singoli provvedimenti? Allora, io ho detto, questo l'ho detto anche quando sono stato eletto in opposizione, io non appartengo al partito preconcetto e precostituito del no. Se c'è un provvedimento che è utile per la collettività, da qualunque parte esso provenga, dal centrodestra o dal centrosinistra, io, se lo ritengo valido, lo voto. Andiamo al concreto: ci sarà il bilancio consuntivo da votare entro il 30 aprile per legge. La mia posizione sarà questa: io leggerò il bilancio, lo valuterò, lo considererò, se mi convincerà lo voterò, se parzialmente mi convince, parzialmente non mi convince, proporrò dei miglioramenti, degli emendamenti, dei correttivi. Se questi correttivi riusciranno a essere approvati,
condivisi dalla maggioranza e quindi otterrà una comunanza di intenti, io a questo punto posso anche votare il bilancio, come anche posso non votarlo nel momento in cui non mi convince. Vedete, a me sinceramente non interessa nulla di centrodestra, di centrosinistra, di maggioranza, di opposizione. A me interessa risolvere nel mio piccolo i problemi dei cittadini. I cittadini ci hanno votato per risolvere i problemi, non per vederci litigare. Infine, proprio i cittadini che l'hanno criticata magari sui social anche in maniera forte, cosa vuole dire in conclusione in modo flash? Ma voglio dire che il tempo è galantuomo, queste sono le mie ragioni. Loro valuteranno chi è Michele Emiliano, il nemico politico di Taranto, quello che fa sì che si raddoppino i vari voli, i vari collegamenti internazionali per Bari e per Brindisi e poi da e per Bari e per Brindisi e Taranto resti isolata. Il cittadino deve riflettere. L'unica cosa, mi sono visto costretto a bloccare la funzione, la voce, commenti nei social, ma per un motivo molto semplice, perché si stava trascendendo. Accetto ogni tipo di critica politica, anche la più dura, durissima, ma non l'offesa personale, l'allusione. Addirittura mi è stato detto che avrei ricevuto 100.000 euro. Bah, pensavo forse magari avessi 100.000 euro vincendoli al Superenalotto, perché non credo che nessuno te li regali e certamente, voglio dire, quando il discorso poi trascende nelle offese familiari alla mia persona, alla mia famiglia, ai miei genitori defunti, scusate, io mi vedo costretto, io che sono tremendamente social, mi vedo costretto per tutelarmi a bloccare la voce commenti. Quando il clima si ristabilirà in un'ottica anche critica, ma del decoro, dell'educazione, della civiltà, del rispetto, e allora io sarò pronto anche via social a far commentare. In ogni caso, per me non cambia niente, ero e sono a fianco dei cittadini.